Buongiorno a tutti e bentrovati ancora una volta nel mio canale. Nei miei video precedenti vi ho mostrato come fare degli esempi di oggetti con la terraglia bianca. Vi ho anche mostrato il risultato dopo la cottura, quindi come li decoro. Oggi però in questo nuovo attacco d'arte vi mostrerò cosa va fatto dopo averli colorati. Vanno appunto immersi nella cristallina o vetrina, che non è altro che una sospensione che viene assorbita dall'oggetto che, essendo in terracotta, è poroso. La cristallina è un rivestimento vetroso trasparente, in colore, indicato per la ceramica artistica, che ne fa risaltare la decorazione sottostante. Per prima cosa occorre mescolarla bene, in quanto tende a depositarsi sul fondo. Fatto questo, con l'aiuto di un paio di pinze, viene immerso l'oggetto. Dopo qualche secondo si noterà che si può toccare. Tuttavia, gli oggetti vanno fatti asciugare alcune ore perché inumidiscono l'interno dell'oggetto stesso. Di posizionarli nel forno, la parte che poggia va sempre tolta con l'ausilio di un panno ruvido o una spugnetta, poiché altrimenti si incollerà alla base del forno. Non resta che posizionarli dentro il forno, facendo bene attenzione affinché non si tocchino, perché si incollerebbero. Oggetti piccoli possono essere ceramizzati nel fornetto magico, come vi ho spesso fatto vedere. A questo proposito, chi è interessata al suo acquisto mi può contattare nelle mail che vedete o che trovate in descrizione. Non rimane che accendere il forno, perché l'alta temperatura compie il miracolo della trasformazione della terracotta in ceramica. Vi saluto, ci vediamo presto con il video del risultato finale, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al mio canale e a condividere i miei video con i vostri amici. E come dico alla fine, ciao e una buona giornata a tutti!